Ciao a tutte, eccomi a voi con un nuovo progetto. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questo fiore fermatende. Io ho le tende rosa, come avrete visto nelle foto, quindi ho scelto questo colore con il suo nastrino rosa. Bene, dal video vedrete che la realizzazione del fiore è semplice. Io ho utilizzato la lana acrilica, potete utilizzare anche il cotone come preferite. Con la lana vedo che viene più voluminoso. Bene, possiamo passare al Materiale occorrente. procedimento. Un gomitolo di lana acrilica rosa, uncinetto 2,50, nastrino. In questo caso rosa perché è il colore che ho scelto, la larghezza è di 1,5 cm, due calamite, quelle per le tende, io queste le ho riciclate, due feltri, queste per le da mettere sotto le sedie, vanno benissimo. Se li avete bianchi, meglio ancora. Io adesso in casa avevo solo questi, quindi utilizzo questi. Poi l'ago da lana e forbice e infine la colla a caldo. Per le mie tende le ho preparate rosa, ma ora per il video utilizzerò un colore differente. Userò questa lana acrilica azzurra. Quindi ora cominciamo con il procedimento. Cappietto. E lavoriamo 42 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Una in più per cominciare il nuovo giro. Quindi saltiamo la prima e nella successiva lavoriamo una maglia bassa e procediamo lavorando sempre a maglia bassa per tutta la riga. Sono alla fine della riga. E ultimato la riga di maglie basse. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro. Ora questa riga la dobbiamo lavorare tutta a maglia alta. Quindi procediamo. Tutta la riga a maglia alta. Sono quasi alla fine della riga. Ne ho ancora due. E ho ultimato anche questa riga a maglia alta. Ora 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giro nuovamente il lavoro. Ora su questa riga lavoriamo 12 maglie alte. La prima è sostituita dalla
dalle 3 catenelle, quindi realizziamo la seconda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ecco, catenelle, 1, 2 e 3. E chiudiamo con una maglia bassissima nello stesso punto qui della dodicesima maglia alta. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudiamo con una maglia bassa nel punto successivo. E abbiamo formato questo primo archetto. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudiamo con un punto basso nel punto successivo. E abbiamo il secondo archetto. Procediamo con 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto successivo, chiudiamo con una maglia bassa. E procediamo così e dobbiamo ottenere 12 archetti. Ecco, ho realizzato tutti gli archetti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E ora procediamo. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora realizziamo una maglia alta tripla, quindi mettiamo il filo per 3 volte sull'uncinetto. Entriamo nel punto successivo. E lavoriamo la maglia alta tripla che chiudiamo così con le catenelle, con queste 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entriamo nella prima delle 3 e lavoriamo una maglia bassissima, così facciamo passare il filo. Nuovamente filo sull'uncinetto per 3 volte. Entriamo nella maglia successiva e lavoriamo una maglia alta tripla non chiusa. Nello stesso punto lavoriamo un'altra maglia alta tripla non chiusa. Lavoriamo e siamo a 2 nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte le asole. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudiamo con una maglia bassissima nello stesso punto delle maglie alte triple. E abbiamo così ottenuto il primo petalo. Proseguiamo con il secondo, quindi ripetiamo lo stesso procedimento. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 volte la maglia sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia alta tripla. E la chiudiamo. 3 catenelle, 1, 2 e 3.
Entriamo nella prima delle tre e la chiudiamo con una maglia bassissima. Facciamo passare il filo. Nuovamente filo sull'uncinetto per 3 volte. Andiamo nella maglia successiva e lavoriamo la maglia alta tripla non chiusa. Filo sull'uncinetto nuovamente per 3 volte, entriamo nello stesso punto e lavoriamo la seconda maglia alta tripla non chiusa. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e tre le asole. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e chiudiamo il petalo qui nello stesso punto delle maglie alte triple. Chiudiamo con una maglia bassissima e anche il secondo. E abbiamo così ottenuto anche il secondo petalo. Procediamo con il terzo, con lo stesso procedimento. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Filo sull'uncinetto per 3 volte. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia alta tripla e chiudiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entriamo nella prima delle 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto per 3 volte, andiamo nel punto successivo e lavoriamo la maglia alta tripla non chiusa. Nuovamente filo sull'uncinetto per 3 volte, entriamo nello stesso punto e lavoriamo una seconda maglia alta tripla non chiusa. Poi filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo con una maglia bassissima nello stesso punto delle maglie alte triple. E così abbiamo ottenuto un nuovo petalo. Bene, ora procediamo con lo stesso procedimento. In tutto realizziamo 8 petali. Ecco, Ho ultimato tutti i petali. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ora con dei punti bassissimi lavoro qui su questo lato. E raggiungo qui così la punta dove posso tirare il filo, lascio un'agugliata di filo, taglio e qui faccio il nodino e faccio il nodino. Comincio col nascondere nel lavoro il filo corto, quello di inizio lavoro. E lo taglio. Mentre l'altro lo usiamo per cucire. Infiliamo l'ago. E ora partiamo qui dove ci sono tutte le maglie alte. E cominciamo ad arrotolare il lavoro così. Lo arrotoliamo mantenendo bene qui la stessa altezza. Lo Così vedete i petali, l'ultimo petalo si deve ricongiungere col primo. Poi girate così. E cominciamo a bloccare il lavoro.
così. Così abbiamo unito questa parte. Ora facciamo passare l'ago qui, perché dobbiamo bloccare bene tutta questa parte. E facciamo passare l'ago così, da una parte all'altra del lavoro fatto. Così. Non tirate, lasciate morbido. Che così tutti i distrati restano cuciti. Così. Sì. Così. Controllo che è tutto cucito, perfetto. Ora qui faccio un nodo e poi passo dentro nel lavoro per nascondere il filo e taglio. Ecco, e il fiore con la prima corolla di petali è pronto. Ora dobbiamo realizzare una seconda corolla in modo da riempire di più il fiore e raggiungere così questa grandezza. Quindi riprendiamo nuovamente il filo, cappietto. Questa volta lavoriamo 24 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 24 catenelle più una per cominciare la nuova riga. Quindi saltiamo una di base, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia bassa. E procediamo così e lavoriamo così tutta la riga a maglia bassa, ottenendo così 24 maglie basse. Ho realizzato le 24 maglie basse e ora lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Giro il lavoro. Su queste maglie basse ora realizziamo direttamente i petali. In tutto dobbiamo ottenere 12 petali uguali a questi che abbiamo lavorato qui, questi, con lo stesso procedimento. Quindi, dopo le 5 catenelle, lavoriamo la maglia alta tripla nel punto successivo. Tre catenelle, una, due, tre, entriamo nella prima e chiudiamo con una maglia bassissima. Nuovamente, tre volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia successiva e lavoriamo la prima maglia alta tripla. Una, non chiusa, eh. Stesso punto, lavoriamo la seconda maglia alta tripla non chiusa e siamo a due. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte le asole. Facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5.
e chiudiamo con una maglia bassissima sempre nello stesso punto dove abbiamo realizzate le maglie alte triple e abbiamo così il primo petalo. Proseguiamo con lo stesso procedimento. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto per 3 volte, andiamo nella maglia successiva e lavoriamo la maglia alta tripla e la chiudiamo qui insieme alle 5 catenelle. Poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entriamo nella prima delle 3 e la chiudiamo con una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto per 3 volte. Entriamo nella maglia successiva e lavoriamo la maglia alta tripla non chiusa. Poi una seconda maglia alta tripla non chiusa nello stesso punto. E ora le chiudiamo facendo passare il filo attraverso tutte le asole. E poi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nello stesso punto delle maglie alte triple e chiudo con una maglia bassissima e ho così il secondo petalo. E ora procedo in questo modo, con lo stesso procedimento, in modo da ottenere 12 petali. Ecco, ho realizzato tutti i petali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi ora lascio una gugliata di filo che mi serve per cucire e faccio il nodino qui. Questo era il filo iniziale e lo vado a nascondere nel lavoro. Questo lo taglio. L'altro lo infilo e lo utilizziamo per cucire. Ok, riprendiamo il fiore e ora mettiamo la parte dritta, andiamo a metterla intorno alla prima parte del fiore. Mettete il primo petalo in modo che risulti in mezzo tra il primo e il secondo, così. Poi arrotoliamo tutto intorno così. Ecco, così. E abbiamo messo questo strato. Ora prendiamo il filo con l'ago e andiamo a cucirlo con alcuni punti. Prima uniamo i due petali. Quello iniziale con quello finale. Così, almeno restano belli uniti. Ecco, faccio un altro punto e ora cominciamo a fissarlo alla corolla sottostante. Quindi facciamo dei punti prendendo questa corolla con la parte qui dietro del fiore. Non tirate, lasciate morbido. Corolla e parte già del fiore. Corolla e qui alla base del fiore. Corolla e parte qui bassa del fiore. Non tirate, lasciate morbido. Così.
Dobbiamo cucire in modo da fissare tutti i 12 petali al fiore sottostante. Così. Se poi vi piace questa seconda corolla, potete anche realizzarla di un altro colore. Io ora per questo campione ho utilizzato questo celeste, anche perché è un colore che si vede abbastanza bene nei video. Mentre sulle mie tende applicherò quelle rosa che avete visto all'inizio del video. Ok, fissato tutto bene e ora quindi chiudo con un nodino per bloccare tutto. Oh, ho tirato troppo. Rifaccio così e faccio il nodino. Voilà. E poi vado a nascondere il filo dentro nel lavoro. Così. E taglio. Sistemiamo bene i petali. Così. E il fiore è pronto. Carino anche azzurro, vero? Io ho le tende rosa, quindi utilizzerò invece questo. Bene, ora dobbiamo procedere con l'assemblaggio. Siccome io utilizzerò queste rosa, vi mostrerò come mettere le calamite su queste rosa. Quindi capovolgiamo il fiore, prendiamo la calamita. La separiamo qui, così. Prendiamo il nastrino, che è lungo 27 centimetri circa, in modo che poi possa sollevare la tenda, lo piegate così, in questo modo, così non si sfila. Poi prendete la colla a caldo e andiamo a fissare qui al centro. Ne mettiamo un po' e mettiamo il nastrino qui, sulla metà, qui, al centro, così. Poi andiamo a fissare la parte sotto della calamita. Quindi mettiamo dell'altra colla qui. Poi andiamo a fissare la parte sotto della calamita, così. Aspettiamo che aderisce bene. Bene, ora dobbiamo fissare il nastrino sull'altra parte della calamita. Quindi, se la calamita va fissata sopra così, il nastrino, vedete così, facciamo una piega così verso l'interno, pieghiamo così, mettiamo un po' di colla qui in alto e gli fissiamo il nastrino. Così. Vedete? Poi prendiamo il feltrino, che così almeno non va a sbattere contro il vetro e soprattutto nasconde. Io adesso in casa avevo solo questo di questo colore. Se l'avete bianco è meglio, così è più carino. Io per ora utilizzo questo, poi lo cambierò. Ok,
metto un pochino comunque di colla e vado a coprire il tutto con il mio feltro. Così. Ecco fatto. Così è fissata anche la calamita. Il fiore e il mio fermatende è così pronto. Fate lo stesso procedimento anche sul secondo. E così saranno pronte per essere applicate sulle vostre tendine. Benissimo, anche questo progetto è finito. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un video riceverete una notifica. Grazie ancora per l'attenzione e per la compagnia. Vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte, al prossimo video!